di norma non sapevano bene come curarla ai tempi, ovvio, non vi era nessun tipo di chirurgia ricostruttiva, anche adesso se l'arto è fortemente compromesso viene comunque tagliato, viene comunque amputato. E lì si amputava per evitare tanti problemi di infezione, perché è il principio del ramo malato dell'albero. Se ho una sezione dell'albero che è appassita e secca, io vado a tagliarla perché evito che la vada a portare, diciamo, il morbo, il male su tutto il resto. Così facevano per gli arti. Quindi se la ferita era grave, non era stata diciamo pulita o sistemata subito, e magari all'interno erano andati anche pezzi di vestiario, ricordiamolo, non era sterile, ma era un cappotto, una camicia che portavano da... Un cappotto era unico, quando all'inizio, fino alla conclusione della campagna, avevano quel cappotto, quindi se veniva bucato sappiamo che cosa ci entrava, quindi onde evitare veniva chiaramente tagliato. E il taglio avveniva secondo procedure ben precise. Prima di tutto si andava a fermare o almeno a rallentare il flusso di sangue utilizzando questo laccio emostatico che era chiamato tornichetto. Anche un rumore sinistro di cigolio. Praticamente cosa si andava a infilare questo, si stringeva bene, vabbè, si faceva chiaramente passare, si stringeva bene intorno all'arto, una volta che era ben stretto si andava poi a stringerlo finché proprio non tirava tutto. Addirittura alcuni modelli avevano qui anche un cuscinetto, o addirittura il cuscinetto lo avevano qua da questa parte per andare a stringere, a schiacciare, a comprimere meglio. Qua non c'era il, diciamo, la sensibilità che vi è ora e la raccomandazione che quando vi è si blocca un vaso importante o si va poi ad allentare pian pianino, si stringeva, si incideva la pelle, lo strato superiore, con un semplice bisturi. Una volta incisa la pelle si andava a, secondo anche le tecniche di amputazione, perché non ve ne è una semplice, ma molto, ognuno aveva la sua scuola, perché erano molte a scuola ancora, a scuole di pensiero e di importanza di medici nazionali, nostri o internazionali, soprattutto francesi o inglesi. Quindi si tagliava, si andava a tirare indietro una porzione di pelle intorno ai 5 cm, se non di più, si scopriva. Si andava quindi a utilizzare un coltello da amputazione, questo è di medie dimensioni, ma vi sono anche più grandi e più piccoli, dipende da cosa doveva essere tagliato, e con, vedete che ha due fili, con un doppio movimento, così, spesso poteva essere utilizzato anche un divaricatore, ovvero una cosa tonda di metallo che si apriva con un buco in mezzo per l'osso, si chiudeva, in modo tale che si andava a tagliare, si staccava tutto. Poi ovviamente c'erano i vasi sanguigni che dovevano essere fermati, quelli importanti. Si utilizzava questo strumento a uncino, che sembra quello dei dentisti, però si andava a prendere il vaso sanguigno, qui si mettevano dei fili di seta, si passavano sul vaso e si stringeva, si chiudeva, si andava a chiudere il vaso. Anestesia? Anestesia, quando c'era, avevamo il cloroformio a partire dalla prima metà del 1840, 42-43. Le dosi che venivano date erano dosi già un po' importanti, dopodiché era un po' instabile, se si sbagliava si provocava un arresto cardiaco. Poi piano piano si è passati all'etere, però anche l'etere non è questa gran gioia. Quando c'era questo veniva, e le operazioni tutto sommato a livello di dolore, chiamiamolo di terapia del dolore,
andavano via abbastanza lisce, perché comunque il paziente era sedato. Però il problema era quando magari si svegliava prima, per la dose sbagliata, non si svegliava più. Magari non per via dell'operazione, ma per via appunto della dose eccessiva di Laura. Per il resto, cloroformio e itere nel caso, una volta poi che si chiudeva tutto, si andava a fare a chiudere, si tirava giù il lembo di pelle, si chiudeva tutto a posto. E si lasciava praticamente tutti e quattro gli arti lì, si medicava e sapete allora qui le ferite erano da fuoco durante questi scontri e erano più frequenti ovviamente agli arti, sia dirette che indirette. Poi cos'è che succedeva in queste battaglie? In queste battaglie avevamo ancora una tecnica, una tattica fortemente, chiamiamola napoleonica, ovvero a linee, se avete visto prima la simulazione di battaglia, linee contrapposte, sparavano, poi si avvicinava e si cercava poi di sfondare fino alla dispersione dell'avversario. Però la tecnologia delle armi da fuoco era una tecnologia diciamo più letale, perché avevamo fucili con un'anima rigata, quindi più precisi e con gittata molto più lunga, abbiamo cannoni con proiettili esplosivi, abbiamo cannoni con proiettili anche rigati, quindi con diciamo granate a tempo, granate a impatto, c'erano il tempo e impatto, si pensano che siano cose della prima o seconda guerra mondiale, invece no, per la granata a tempo praticamente era il bussolotto, c'era una miccia, si tagliava secondo quanto doveva essere il viaggio in aria, si tagliava e praticamente, non so, se era esplodente e carica di altre piccole palle di moschetto, magari si sparava, si faceva scoppiare in aria, quindi si calcolava con le tavole di tiro, si calcolava il viaggio e in aria si tagliava. Invece a impatto vi era una spoletta mobile con un aggeggino, una capsula di fulminato di mercurio, quello che utilizzano per sparare, che picchiato fa una fiammata, esplode. Questa era mobile, aveva praticamente questo innesco su una parte, quando viaggiava, pum, quando atterrava, questa impattava e scoppiava. Quando scoppiava, può anche darsi che non scoppiava. Quindi tutte queste cose, anche le granate esplodenti, le schegge, però su un schieramento compatto. Quindi andavano come se fossero i birilli, diciamo. Tiravano in questo modo. In queste guerre abbiamo ancora ferite d'arma da taglio, baionetta a volte, spade, sciabole o lance, perché abbiamo alcuni reparti di cavalleria, soprattutto anche gli austriaci, anche i nostri, erano armati di lancia, fino alla prima guerra mondiale, vediamo cavalleggeri con la bandoliera col 91 e la lancia a fianco, con la bandierina azzurra di solito. È ancora una guerra, diciamo, settecentesca, ottocentesca, però abbiamo cannoni più precisi, a retrocarica, iniziano tutte queste cose, velocità. Pensate nel 66 a Königgrätz, sempre nella Sadova, la famosa battaglia di Sadova, sempre nell'ambito di queste guerre, da cui poi il Veneto è stato annesso all'Italia perché è stata una promessa della Prussia. Gli austriaci avevano ancora la fucile ad avancarica, i prussiani avevano il Dreyse a retrocarica, sparavano 7 colpi al minuto, ma soprattutto sparavano da sdraiati anche, da dietro delle posizioni, perché ovviamente se si è sdraiati, mettere la polvere nella canna, fare andare giù la palla, tirare fuori la bacchetta,
scaricare, bisogna sempre farlo, ovvio non di certo orizzontale, sempre farlo un po', quindi è scomodo, più che altro la lentezza anche se gli addestrati sparavano 3 colpi al minuto, più o meno, 3, però poi c'è un fattore, 3 colpi al minuto in addestramento, magari anche 2 durante lo scontro, perché soprattutto c'è il fattore... carico, perdo, insomma c'è anche questo fattore di ansia, di paura, cose del genere. E il problema è che spesso capitava che qualcuno a volte non si accorgesse di quanto caricava. Sono stati trovati fucili con 5-6 palle dentro, che magari preso dalla foga, chiedeva sì, ho sparato, comunque caricavo senza pensare, ho sparato, invece no, non ho sparato niente. Quindi se vedete poi anche andate, non so, allo stadio di Custoza piuttosto che allo stadio di San Martino, in Solferino, trovate anche dei crani con certe ferite anche abbastanza importanti, insomma, a livello di... E poi un'altra cosa, se vi era una zona piena di feriti e, non so, questa parte del fronte stava cedendo e doveva essere trasferito uno squadrone di cavalleria da una parte all'altra, una batteria di artiglieria che era trainata da cavalli e i carri, non ci pensavano 2 volte a sì, io sono qui, devo andare lì, tutto quello che c'è sotto è in giro, non mi interessa. Infatti spesso capitava che qualcuno magari ferito fosse calpestato dai zoccoli, questo soprattutto a Solferino e a San Martino è successo questo. Alla fine la battaglia di Custoza nel 66, pur avendo un rapporto numerico di 2-1, perché Cialdini era da una parte e la Marmora dall'altra, si odiavano e si è visto come è andata a finire. Senza dare retta al re, perché il re comunque aveva un certo intuito su determinate cose. Quindi, diciamo, in tutta questa panoramica di devastazione abbiamo poi questi poveri feriti che spesso venivano diciamo curati tardi, male perché diciamo le dotazioni erano fatte per un certo numero di feriti. Quando una battaglia di Solferino iniziano, di San Martino iniziano ad arrivare, cioè lo scontro inizia alle 6 e dalle 6 e un quarto iniziano già ad arrivare i feriti, il problema appunto è quello, insomma, della effettiva capacità tecnica e anche di gestire questi feriti. E qui appunto che la battaglia di Solferino, il famoso Henri Dunant, vede la devastazione, vede anche come la gente ha iniziato ad aiutare, a fare, a darsi da fare in qualche modo, però era più un darsi da fare, diciamo, come adesso è successo il terremoto, e la gente vuole darsi, sì, da fare, però è un darsi da fare non organizzato, uno cerca di fare del bene, però a volte... Alla fine crea con più... Esatto. Quindi lui cosa ha pensato? Sarebbe interessante che si creasse una società sovranazionale che fatta da professionisti, militari, civili, volontari, borghesi, dicevano, militari borghesi, che possano far fronte alle emergenze in un modo serio. Il 22 agosto 1864 viene firmata la Convenzione di Ginevra e nasce la Società di Soccorso ai Feriti in tempo di guerra, comitato di qua, comitato di là, anche adesso le Croce Rosse sono organizzate in comitati, e nasce quindi la Croce Rossa. Allora, Dunant era ginevrino, era svizzero, e quindi insomma ha voluto che il simbolo fosse niente meno che la bandiera della Svizzera al contrario, e la bandiera della Svizzera è rossa con la croce bianca, invece bianca con la croce rossa. E già subito nel 64 l'Italia ratifica questa convenzione e si dice che in un articolo che il personale e le strutture sono neutralizzate attraverso l'affissione o l'utilizzo di un simbolo, di un bracciale internazionale con la croce rossa. E questo è importante perché è una prima parte di un
diritto, diciamo, umanitario, chiamiamo che si inizia a capire che le guerre iniziano a essere devastanti e quindi è necessaria una risposta anche alle guerre. Alla fine a noi piacerebbe che non ci fossero, ma sono inevitabili a volte. E quindi cercare il più possibile di far fronte a tutto questo, cercando di far star meglio almeno quei poveri, feriti, disgraziati che capitano dentro. E quindi, e però c'era anche la non reciprocità. Per esempio, nel 66 l'Austria non aderisce alla Convenzione di Ginevra, e però l'Italia sì, in questo caso quindi ci sono, la Prussia sì. Quindi se io trovo un austriaco, io ho l'obbligo di curarlo. Quindi questa iniziativa privata di donanti e di pochi altri diventa un'iniziativa mondiale poi, alla fine, perché abbiamo la Croce Rossa, abbiamo la Mezzaluna Rossa nei paesi islamici, abbiamo altre, in Israele abbiamo anche la Stella di Davide, insomma, lì hanno poi utilizzato queste cose, però alla fine fanno tutti lo stesso mestiere, quello di andare a soccorrere, ad aiutare o comunque a lenire, insomma, le sofferenze di queste persone. Tutto è nato appunto qua nel 1859 e poi nel 66 si vede. Infatti noi in questa edizione del 66 è interessante perché portiamo appunto di faccenda della Croce Rossa, quindi spieghiamo anche cosa è successo, cosa ha portato poi a questa cosa. La Convenzione di Ginevra nasce così, poi parla dei prigionieri, poi insomma ci sono più edizioni della Convenzione di Ginevra fino ad arrivare insomma a quelle attuali, quindi si viene un attimino regolamentato un po' tutti questi aspetti degli scontri, insomma, dell'assistenza, della salvaguardia di civili, non civili, prigionieri, feriti durante gli scontri. È un cavapalle questo? No, questo è un cavapalle. Questo è un cavapalle per le tonde, perché per le palle ogivali era diverso. Questo invece è un trapano cranico, ovvero quando spesso poteva capitare di ricevere un colpo alla testa, un trauma, una caduta da cavallo piuttosto che una sciabolata, si va a creare quindi un livido, un ematoma che va a formarsi, a creare anche diciamo pressione all'interno della testa, e quindi con questo aggeggio, che è niente meno che una fresa a tazza, andavano, tagliavano il lembo di pelle, tiravano via, sistemavano, pulivano e poi iniziavano. E questa è una pratica antichissima, perché già gli egizi la utilizzavano, spesso si trovano magari in qualche catacomba, in qualche cosa, non ci sono degli ossari, ma si vede un cranio con due o tre buchi regolari in testa. Molto probabilmente era stato sottoposto a questo tipo di operazione. Anche lì un po' andava, un po' funzionava, un po' no. Consideriamo che dobbiamo aspettare quasi la fine della seconda guerra mondiale, no, in Italia, per avere la penicillina. I nostri soldati nella prima guerra mondiale, sì, certo, c'era l'idea di disinfezione, c'era l'idea di pulizia, di cercare il più possibile di rendere sterile e pulito il luogo dell'operazione, però contro la setticemia non c'era ancora nulla. Si chiama la penicillina, arriva nel 19, Fleming la trova nel 19, però qui dobbiamo aspettare gli anni 40 e l'antibiotico ha cambiato chiaramente tutto. E poi se considerate che dagli anni 40 fino ad adesso la medicina andando a pari passo, la chirurgia andando a pari passo con la tecnologia, ha chiaramente creato un sacco di cose. Si attaccano braccia, si fanno mille trapianti di tante cose, si creano con arti artificiali. Anche qua c'era il problema degli arti artificiali, delle protesi, perché ovviamente questa era la soluzione più veloce, però era un'imputazione anche a livello sociale, aveva un grosso impatto, perché l'estrazione base di un soldato era la campagna, erano contadini. Se uno che un contadino che perde una gamba o che perde un braccio, tornato a casa, finita la ferma, congedato,
è inutile, cioè, quindi c'è anche questo fattore, oltre vabbè ad alcune classi, magari soprattutto per la prima guerra mondiale, così magari decimate o cose del genere. E soprattutto la prima guerra mondiale sappiamo come le donne vanno piano piano a sostituire gli uomini nei lavori di fabbrica, nei lavori diciamo pesanti e cose del genere. Questo diciamo è quanto, più o meno, alla fine. Ci stai starebbe. Cioè i nobili feriti che tornavano senza una gamba, a volte con dei riconoscimenti. Sì, certo. Erano degli eroi. Certo. Magari hanno guidato la compagnia oltre quella cosa, hanno preso... Hanno perso una gamba. Valore, medaglia al valore, medaglia di campagna. Poi c'era anche, se era un ufficiale, era all'interno dei, diciamo, dei... battaglioni invalidi, quindi comunque avevano una pensione, c'erano tutte queste, tutte loro, tutte queste cose, è stato semplice, sì, era una pensione. Ed è stato così, perché fino alla prima guerra mondiale, vabbè, ma anche alla seconda, la prima guerra mondiale abbiamo avuto Cadorna, che ha fatto dei disastri, perché era ancora formato sulla l'idea napoleonica dell'attacco frontale. Infatti le battaglie dell'Isonzo le chiamano le spallate di Cadorna, cioè il concentrare le forze in un punto per cercare di sfondare. Ma se quel punto regge, magari è a 3000 metri, la guerra in montagna sappiamo che c'è stata, cioè ovvio che lì si infrange tutto. Come nel 14 i francesi andavano all'attacco ancora bandiera, musica, quasi tutti in linea, come nell'Ottocento, come in Napoleone, ecco. Ma non ho cambiato, davanti a una mitragliatrice tedesca hanno cambiato dopo un po', hanno capito che forse la tecnica doveva essere cambiata, però gli attacchi frontali hanno continuato sempre a fare durante la guerra. Bene, grazie. Grazie a voi di aver ascoltato i miei deliri, più o meno. Non altro non l'hai vissuto, mi stai raccontando, basta. Se poi comunque ci sono altre attività, nel caso il fornaio qui, insomma altre cose.